Il dottor Roberto Bellazzi coordina questo progetto che è organizzato da 7 Club Lions della zona e dedicato al diabete. Ecco, perché il diabete è l'oggetto della vostra campagna di quest'anno? Allora, prima di tutto, la lotta contro il diabete è un indirizzo internazionale del Lions Club. Quest'anno abbiamo pensato di dedicarlo nel nostro territorio. Questa iniziativa è rivolta prevalentemente alla prevenzione del diabete di tipo 2. Infatti la novità è che il diabete di tipo 2 oggi si può prevenire attraverso opportune abitudini di vita e abitudini alimentari. È importante lanciare questo messaggio alla popolazione, a una popolazione sana, perché una malattia grave come il diabete, che assorbe, pensate, più di 2 miliardi di spese dirette e indirette all'anno all'Italia, possa essere prevenuto. Ecco, che cosa succederà in sintesi sabato mattina in Piazza Ducale e chi invitate a venire a questo appuntamento? Allora, sono invitati a venire tutte le persone che vogliono sottoporsi appunto a questa indagine. L'utente verrà accolto, gli sarà chiesta per prima cosa se è diabetico oppure no. Se è diabetico, le verrà chiesto di porre delle domande a degli specialisti, verranno raccolte questi quesiti che verranno poi esposti nel pomeriggio in Sala dell'Affresco, e a questi quesiti risponderanno 2 specialisti dell'AS Medica di Vigevano. Chi invece non è diabetico verrà invitato a entrare nel camper e verrà visitato, sottoposto a un test sulla glicemia, la pressione arteriosa, l'altezza e il peso, e allo risk score per valutare appunto la percentuale di rischio di sviluppare il diabete nei prossimi 10 anni. Una volta ottenuti i risultati verranno fornite delle indicazioni di intervento.